L'Atletico Acilia ottiene la prima vittoria in campionato e lo fa nel derby contro il Morandi. Decisiva la rete di Jegri a metà ripresa. Allora, Claudio Jegri, l'eroe di questo derby, perché il tuo gol è stato decisivo per la prima vittoria in campionato. Dimmi come ti sei costruito quel gol, perché hai sfruttato anche una indecisione del difensore Alcini, lì ci hai creduto fino in fondo. Sì, diciamo che è stata bella la palla che mi ha messo lo russo. E io sono partito bene sulla linea del fuorigioco, sono riuscito a non andare fuori gioco appunto. Poi sul primo tiro il portiere ha ribattuto e sono stato bravo, diciamo, a crederci e andarla a buttare dentro sulla ribattuta. Va bene così, insomma. Pochi minuti dopo il gol sei stato sostituito e quindi non hai vissuto in prima persona gli ultimi attimi della partita con le espulsioni, un po' di nervosismo. Ma sì, diciamo che i derby sono così, si giocano, sono sempre partite un po' particolari e i ritmi sono sempre alti, in campo si dà un calcio, si riceve, poi dopo quando finisce la partita ci si chiarisce, insomma è tutto tranquillo. Arrivi qui da ex, arrivi qui e ottieni la prima vittoria in campionato contro il Morandi, una partita dura. Giocata insomma con grande intensità e con un'ottima difesa. Sì, sono contentissimo perché avevo chiesto una grande prestazione. Il risultato poi sappiamo tutti che è casuale, per cui avevo chiesto ai ragazzi solo una grande prestazione. Abbiamo preparato la partita perché sappiamo che loro venivano da due sconfitte, per cui sarebbero partiti forti, per cui li abbiamo aspettati e abbiamo provato a ripartire in contropiede. Dunque, la prima vittoria del campionato di promozione, se hai una dedica in particolare per questo primo successo. No, lo dedico ai ragazzi perché non è retorica, ma se lo meritano, perché giocano a 0 lire, si allenano a 0 lire dopo 8 ore di lavoro, per cui solo a loro. Allora, già come pingitore non potevate scegliere avversario migliore per ottenere i primi 3 punti. Sì, sicuramente è stata una partita bellissima sotto tutti i punti di vista. Abbiamo combattuto entrambe le squadre, equilibrata, e per fortuna siamo riusciti a portare questo risultato a casa che è importantissimo per noi. Per il Morandi, 0 punti in classifica e nessun gol realizzato. A fine gara, i rossoblù hanno preferito il silenzio stampa perché non soddisfatti dell'operato dell'arbitro. Il Morandi ha chiuso la partita in 9 uomini per 2 espulsioni contestate a tempo scaduto.